Io volevo chiedere un'opinione su due giocatori che a me mi piacciono tantissimo e di cui sono molto fan, che però hanno avuto un calo importante e non riesco a spiegarlo, cioè una minima di ragione me la sono data, però voglio sapere la vostra. E parlo di Coutinho e di Hazard. Eden, voglio sapere cosa ne pensate. Allora, qual è il Chi? secondo? Coutinho è? Azzardo. E è Hazard, Eden Hazard. Hai fatto due nomi, secondo me, interessanti anche e che li accomuna questa flessione. È Soprattutto vero. Hazard, che per me è un giocatore clamoroso. Allora, io credo che tra noi quattro, perché ci metto anche Bobo, che credo di essere il più appassionato di Coutinho di tutti. Però io riconosco che in un percorso che lui ha fatto insieme anche nelle nazionali giovanili del Brasile di fianco a Neymar, ovviamente non li sto accostando i due, penso che sia abbastanza chiaro, ognuno nel suo percorso ed è quello che spesso la gente ha criticato a Neymar senza capire la grandezza di Neymar. Neymar può avere il sorriso, può avere delle pause, ma Neymar è molto molto innamorato del calcio e Neymar ogni volta che va dentro un campo da calcio ci sanguina per il suo mestiere. Tanto è vero che l'altra volta noi abbiamo sottolineato come chi corre di più di tutti, ma ragazzi, anche nel Brasile, Neymar non avete idea di quanti chilometri fa. Neymar fa tutto perché? Perché avrà il suo modo di interpretare il calcio, ma quando entra nel rettangolo di gioco, Neymar ha una passione per il suo mestiere che lo porta a sacrificarsi dentro delle qualità che non stiamo nemmeno, perché si sta accorciando anche il gap con Pelé, ormai lo supera, per dire chi è Neymar. Coutinho, molte volte questa passione non la dimostra. Ed è quello, secondo me, Io il ci ho difetto più giocato, grande Lede. che ha. Coutinho, tu l'hai visto molto, molto giovane. Però Coutinho che passa, vabbè, l'Inter è arrivato giovane, Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco. Cioè, Coutinho ha avuto tante possibilità e troppo poco ha dimostrato. Quindi, secondo me, sono due casi diversi, Giovanni. Coutinho non ha mai dimostrato pienamente la sua grandezza per più tempo. Vi dico solo questo, cioè, voi sapete che Coutinho ha vinto quasi una Coppa America da protagonista col Brasile, ma anche quella lì era una frazione, non ha mai dato idea di meritarsi e di mantenere quelle grandi possibilità che ha avuto. Hazard invece è di quel livello. Hazard Lele, è di quel bravo. livello, è vero o no, Anto? Allora, Lele, Hazard è di quel livello e secondo me ha avuto una grande involuzione a Madrid. io faccio un distinguo dei due. Secondo me, Coutinho ha fatto bene a Liverpool. Ha fatto bene, però secondo me Liverpool, Bayern Monaco, Barcellona, lui non è da quelle squadre là. È un giocatore, secondo me, che ha buone qualità, ma non c'entra niente per essere un top, un campione, eccetera. Questo è quello che penso io, l'ho visto da giovane, però anche quando lo vedo, non ha la personalità, non ha la sfrontatezza del campione, del fuoriclasse, di quel giocatore che se ha questo calcio che viene dentro, poi non ha forza, non ha imbucate, non lo vedo come un giocatore da quello Ha fatto stato. poco, Anto. Ha fatto Assolutamente, veramente Lele. poco. Assolutamente. Può essere che come giocatore top è tipo James Rodriguez a livello, proprio intendo di status. Bravo, più o Vabbè, meno. ma sei sempre fine e Bravo, allineato sulle bravissimo, tue sulle bravissimo. considerazioni. Hazard invece ha avuto un'involuzione dovuta sicuramente ai tanti infortuni, perché ha avuto oltre 10 infortuni muscolari. Ma Giovanni, giocare a Madrid è un casino. Giovanni, quando tu hai Madrid, quando tu vinci, oggi lo raccontavo ai miei amici del padel, abbiamo parlato un pochettino e poi parlavamo di calcio, le avventure, eccetera. Madrid, quando tu vinci 1-0 e inizia a indietreggiare, a non attaccarti, fischiano. Faccio un esempio su tutti. 2006-2007, io con Capello ho vinto lo scudetto. L'hanno mandato via per la seconda volta perché Don Fabio faceva un tipo di calcio che lì non gli andava a genio. Lì devi avere una grandissima personalità e devi dimostrare che quello che fai è dovuto. Se tu fai tutte le partite da 10, non ti dicono bravo. Dimostri di stare lì, punto. Perché lì hanno mandato via Cassano, Ronaldo il fenomeno l'hanno mandato via Raul.
hanno mandato via Cristiano Ronaldo, hanno mandato via Robben, non gliene frega Ramos. Niente. No, no, ma Ramos però ha dimostrato per 15 anni, per altri problemi è andato via. Però quel tipo di giocatori, attaccanti di un certo livello, Hazard, anche lui ha avuto tanti infortuni, però poi quando ha giocato ha fatto grande fatica. Ma infatti, Anto, la cosa è il Chelsea, ma però, ti voglio dire una cosa, Hazard al massimo della sua espressione, ok? E al di sopra di Coutinho, cioè, sicuramente. No, sì. Ci può stare a Madrid nelle rotazioni al massimo della sua espressione, cioè si mette lì, no, si impara. Oggi Eden Hazard al massimo della sua, senza infortuni. Lele, oggi è titolare perché gioca Vinicius alla sinistra. Cioè, se si mette, se cerca di capire come il pensiero di Benzema si mette a disposizione, è uno che può essere. Ti faccio un esempio: Jovic non può stare a Madrid. Jovic, sei d'accordo, no? Assolutamente. Cioè, Lele. Allora, Hazard è un tipo di giocatore che non... Allora, ascoltami bene questa roba fine, Lele, che tu capisci, Nicolo un po' meno, che c'ha la febbre stasera, vabbè. Allora, Hazard è un tipo di giocatore che con Benzema fa grande fatica. Tu mi puoi dire, come mai? Allora, Benzema gioca un tocco, due tocchi, senza guardare, fa la sponda, fa gol, può giocare a 10 tocchi. Hazard ha bisogno di una palla che va incontro, dribblare, perdere tempo, andare per le lunghe, eccetera, eccetera. Lì uno solo l'ha potuto fare nella storia del Real Madrid. Ed era il numero 5 quando io giocavo. E Zinedine Zidane. Ma era una roba diversa. Hazard è il classico giocatore. L'attaccante si muove. E non ti imbuca, si gira. Sì, sì, dribla, perde quel tempo. Bravissimo. Quei centimetri nello spazio. Io questa cosa qua, Lello, sai da chi l'ho capita? Ruud van Nistelrooy, sì, che è stato, penso, un attaccante formidabile, clamoroso, lui mi diceva a me, mi dice, Anton, io con uno dei giocatori che ho fatto una fatica allucinante a giocare, lo sai chi è? Giggs. No. No? Cristiano Ronaldo. Ah, certo. Dice Antò, io perfetto ero quando giocavo con Beckham. Perché sposta e mette? Bravissimo, esatto. Lele. Bravi, per un attaccante come me, diceva, prendeva Beckham quando crossava, o prendevo il tempo fuori, primo palo, oppure contro il movimento, primo, secondo. Sapevo che prima... Ma no, questa cosa sai che più la spieghi più è chiara? Certo. Cristiano, perché il movimento del 9 di un altro livello, esatto, è una connessione che prende il mio movimento, il tuo passaggio e l'inganno sul difensore. Bravissimo! Questi tre pianeti devono allinearsi, perché sennò perdi il tempo della giocata. Sai a chi hanno sempre imputato questo anche, Anto? A Cuadrado. Sì. Perché Cuadrado, vedi, sterza e risterza, e voi che fate, bravo, il movimento, vabbè, lo perdete. Io non lo so, l'avevo perché tu non vai a chiudere sulla porta, tu vieni, vai a giocare dietro, sì, sì. Io voglio il passaggio della morte dietro, per esempio Bobo, Nicola e Ruud mi diceva, Antò, io diventavo matto, andava sul fondo, io attaccavo il primo, rindefreggiava, finta, doppia finta, lui diventava matto. Invece con Beckham cosa faceva? Boom, spostava, dice, se io prendo il tempo e la palla arriva lì, io faccio gol. Sì, sì, la connessione. Perfetto. Altrimenti, finta, rifinta. Per quello ti dico, Hazard è un tipo di giocatore forte, perché se sta bene gioca al posto di Vinicius, sicuramente. Però poi a Madrid devi fare 60 partite di un livello top. Ed è obbligatorio, perché se ne fai 58, gli altri due ti fischiano. Per quella è la differenza. Sicuramente Coutinho è meno di Hazard. Però è uno status, secondo me, guadagnato, non so perché. Chissà come mai Hazard va via dal Chelsea, il Chelsea fa un altro tipo di calcio e vince. Antò, ma Van Nistelrooy in che lingua te l'ha detto? Antò, ma lo sai con chi non mi piaceva? Spagnolo, intelligentissimo. Ma la febbre sta salendo. Vedi? Vedi? Giovanni, lascialo stare, che è un cretino. Poi dici che stasera non te l'ho detto neanche una volta.